Soltanto un'altra maglia? Mamma, questo è Chris. Un altro fidanzato? Grazie, mio caro. Benvenuto a casa. Sì, ma adesso basta. Siediti pure. Questo posto è da paura. Sono così innamorata. Non sotto il mio tetto, per carità. Ah, molto meglio. Basta tenersi per mano. Ne sono anche troppo vicini. Succo fresco. Sì, momento perfetto, mamma. Oh, che peccato. Non ti piacciono le mie regole? Ok, me ne vado. Il mio tesoro non ha più bisogno di me. Che tristezza. Pronto, sono io. Sì, ma certo. Ho appena mangiato aglio crudo. Devo andare. Bingo! Se lo taglio a pezzi puoi infilarlo dentro una fragola. E nessuno se ne accorgerà. Perfetto. Uno snack sano? Immaginavo foste affamati. No, no, prima gli ospiti. Accetto volentieri, grazie. Mangia, tesoro. Interessante. Che sapore particolare. Buon appetito, sì. Ciao, mamma. Siamo finalmente soli. Ma che cos'è questo odore? Che schifo. E la mamma vince. E 100. È ora di dare un'occhiata al risultato. Yep, i capelli sono a posto. Ma cos'è questo? Cosa? Da dove è spuntato? Oh, il mio look perfetto è rovinato. Ci dovrà pure essere qualcosa che posso fare. Oh, la borsetta di Kate, sicuramente troverò qualcosa. No, non dovrei usare le sue cose senza permesso. Ma ce l'ho proprio a portata di mano, non lo scoprirà mai. Eccoli, spugnette e fondotinta. Con questi risolverò il problema. Giusto un po' sulla spugnetta. Veloce, devo finire prima che torni. Tampona, tampona, tampona! Cos'è questa presenza minacciosa? Oh, sono nei guai! Stai usando le mie cose senza permesso? Oh, Kate! Non ti avevo vista! Cosa credi di fare? Oh, cosa è quello? Scappo! Fuori di qui! Eva! Non ci posso credere! Oh, ha pure usato la mia spugnetta nuova! Che schifo! Aspetta, mi sta venendo un'idea! Ho bisogno di un contenitore con dell'acqua e del mascara! Mescolerò il mascara nell'acqua! Quanto make-up! È abbastanza scuro! Prendiamo una siringa! Aspiriamo un po' di make-up! Mi sento come un chirurgo! Ok, dovrebbe andare bene. Ciao, spugnetta! È ora di iniettarne un po' in questa spugnetta. Assicuratevi che tutto il make-up finisca dentro. Perfetto, sembra una normale spugnetta. Eva si pentirà di aver usato il mio materiale. Meglio nascondersi dietro il divano. Adesso ti faccio vedere io. No, 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 schiva, schiva! Eh già, e guarda questa, la mossa finale. Sì, mi piace vincere, nessuno mi può battere. Ah, quando vince è insopportabile. Pensa di essere bravo, scommetto che ha barato. O ha usato qualche codice per barare. Mi fa arrabbiare così tanto. Aspetta, so io come vendicarmi. Ho lo scotch, un pezzo bello lungo. Ora le forbici. Ma cosa ci fa un peluche qui? Sì, la mia invenzione è completa! Adesso diamo vita alla mia idea! Thomas! Che c'è? Vuoi la rivincita? Ehi, quello cos'è? Fermati! È per una gara di bevute! Prima sgancia! Ok, ecco qua! Ok! 3, 2, 1 e bevi! Devo solo bere più in fretta e vincerò io!
Ma come fa a bere così velocemente? Devo succhiare più in fretta. Ci sono quasi? Fatto! Sì, ho vinto! E quindi a me i soldi! Ciao, vado a fare shopping! Come ha fatto a battermi? Ehi, ha barato! Ne avevo più di lei! Tina! Questo film è spaventoso! Oh, scusa, Mickey, mi sono spaventata! Che diamine, Grace! Lo smalto è praticamente ovunque! Ecco, devo fare qualcosa! Aspetta, ho un'idea! Oh, sì, è l'ora di uno scherzo! Distruggi quel mostro! Bene, mi sembra distratta! Ecco la bibita gassata! Che scherzo che sarà! Verso questa gelatina non aromatizzata! Rimetto il tappo e agito un po'. Mescoliamo bene. Ok, dovrebbe bastare. Fase successiva. Versare il contenuto in queste cannucce. Sarà fantastico. Ok, cannucce piene. Le metto in frigo, così si induriscono in fretta. Ora la parte difficile. Aspettare. Ok, dovremmo esserci. Diamo un'occhiata. Oh sì, sono pronti. Ora li tolgo dalla cannuccia. Perfetto. Oh, sembrano enormi vermi viscidi e finiranno nelle patatine. Che paura, non riesco a guardare. Ecco, ho scambiato le ciotole e non se ne è accorta. Aspetta, che cos'è? Cosa ho mangiato? Oh, stai mangiando vermi, eh? Posso assaggiarne uno? Mi piacciono belli gommosi. Buoni, davvero saporiti. Grace, non ti piace uno spuntino di vermi? Oddio. Mickey, sei davvero disgustosa. Sto per rimettere. Questo poppet è una droga. Presto, aiutami. Ho tanta paura. Abbiamo un esame e la prof è cattiva. Andrà malissimo. In effetti è inquietante. Con un brutto voto sarete miei. Che facciamo? Ehi, fammi pensare. Trovato. I trucchi. Belli, ma a che servono? Aspetta e vedrai. Metto un po' di ombretto sul dito. E poi lo metto sulle ginocchia. Oh, ho capito. Se lo sfumo sembrerà realistico. Ha un aspetto orribile. Provaci. Piccolo problema. Grazie lo stesso. Ma c'è un altro modo? Un pollo di gomma? Scusa, era divertente. Erano queste che volevo. Compito in classe. Ora ci divertiamo. Oh, prof, c'è stato un incidente. E volete comunque fare il compito? Forza, ragazzi, andate a riposarvi. Ouch, oh, che male. Ha funzionato. Sì, niente compito. Oh, ragazzi, vi ho portato i compiti per casa. Oh oh! Non mi sfuggirete! Corri! Che caldo! Ho bisogno di rinfrescarmi! Mi sto sciogliendo! Ehi, tieni alla larga il tuo sudore da me! Davvero? Ma guarda la temperatura! Oh, non me ne sono mai accorto! Prendi del latte, ti aiuterà! No, grazie. Oh, lo so. Ma che... Questo mi aiuterà a rinfrescarmi. L'ultimo gelato. Proprio ciò che mi serviva. Non vedo l'ora di mangiarlo. Mi piacerà un sacco. No, non ci credo. È rovinato. Non ci credo che l'hai fatto. Ups. Allora prendi questo. Voglio il gelato. Mondo crudele. Ci ho provato. So come sistemare tutto. Inizia sgretolando una barretta di wafer e sbarazzati dello stress, già che ci sei. Poi versa un bicchiere di latte nell'involucro dei wafer. Non riempirlo completamente, lascia un piccolo spazietto. Poi mettici dentro un bastoncino da ghiacciolo e metti in frigo. Una volta congelato, rimuovi l'involucro. Ma non abbiamo mica finito.
Immergi il ghiacciolo nel cioccolato sciolto, assicurati che sia completamente ricoperto e lascia che il cioccolato si solidifichi. Questo sì che renderà Sara felice. È per me! Grazie! E ovviamente uno anche per me. Sicuramente così mi rinfresco. Sì, mi ha chiesto di uscire. Certo che ho detto sì. Guarda che ti ho preso. Vuoi? Non ti dispiace se inizio, vero? Quanta salsa! Oh sì. Non dovrebbero esserci i gamberetti. Ho preso i noodles ai gamberetti, no? So cosa fare. Attivazione vista raggi X. Bingo! Stanno sul fondo. Ci sono quasi. Ciao! Ah! Che stai facendo? Non devi scavare, sai? Guarda! Se lo apri ai lati, diventa un piatto! Wow! Pazzesco! Ora l'ho trovato! Eccoci qua! Oh, quanto ti ho cercato! Grazie! Figurati! E ora voglio assaggiare! Ecco, un bel cesto di frutta! Me ne prendo una! Ehi! Perché non ci sono più arance? Che è successo ieri notte? La telecamera avrà visto tutto. Devo sapere. Chissà chi è stato. C'è solo un modo per scoprirlo. Oh, ma è uscito dal frigo! Le mie arance! Ok. Devo dargli una bella lezione. Sbuccia l'aglio, coloralo di arancione per renderlo più appetitoso. Ora devo mettere solo gli spicchi nell'arancia. Togliamo degli spicchi e al loro posto ci mettiamo l'aglio. Rimetti la buccia e la sorpresa è pronta! Vediamo se gli piacciono le arance. Sento un odorino buonissimo. Diamo un'occhiata. Cena! No, questi no! Arance succose e deliziose! Ecco qua! Nom, 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 nom. Ancora, ancora! Ne resta solo uno! Che saporaccio! Disgustoso! Ha funzionato, è il regalo di Natale perfetto! È ora di fare uno scherzo a Gabi. Metto la macchina fotografica in questo cespuglio, così registrerò tutta la scena. Ora devo solo prendere questo rossetto e usarlo per disegnare sulla mia mano. Se premo la mano sul viso, sembrano dei baci. Sarà davvero divertente. Ecco che arriva Gabi. È a pochi passi. Ehi! Ciao, Alex! Ehi! Cos'hai in faccia? Del rossetto? Di che stai parlando? Alex, che succede? Con chi sei stato? Con Mickey? Dimmelo, sei nei guai ora! Gabi, aspetta, non farmi male, posso spiegare? Troppo tardi, Alex, mia madre aveva ragione su di te! Aspetta, guarda, c'è una telecamera, vedi? È uno scherzo! Un momento, cos'hai sul collo? Dove sei stata? Jake? Kevin? Mickey? È Mickey, vero? Fregato! Dovresti vedere la tua faccia! È uno scherzo! Aspetta, come? Alex non sospetta nulla! Spero che non se ne sia accorto! È stato un gioco da ragazzi! Meglio che mi prepari! Metto un po' di rossetto sul collo e lo copro con i capelli! Oh, ciao Alex! Sapevo cosa stavi facendo e ho pensato di farti uno scherzo! Un classico! Quindi non mi stai tradendo! Oh cavolo, mi sono dimenticata una cosa, torno subito! Devo agire ora!
Aspetta, c'è un sapore strano. Oh, eccola che arriva. Ok, eccomi col pennello. È il momento di usare questa maschera per il viso. Maschera viso! Oh mio Dio! Che cavolo? Mi hai sputato tutto addosso? Scusa! Perdonami! Oh mio Dio, non ci credo che abbia viaggiato così tanto solo per incontrarla! Stai piangendo! Perché? Non è triste! Non ti ho mai vista reagire così davanti a un film! Sì, è vero, gli ormoni mi rendono emotiva! Ah, perché non riesco ad aprirlo? Lo faccio con i denti! Non funziona! Oh mio Dio, ora vuoi piangere anche per questo? Sei così carina e ridicola! Mi metto lo smalto finché ci arrivo! Oh no, sono in ritardo! Già, non riesco più! Ah, stai piangendo perché non riesci a metterti lo smalto! Ho sempre fame! Aspetta, non è questo quello che voglio mangiare! Ho bisogno di cetriolini e panna! Perché non mettere la panna anche sul salame, no? Oh sì, è buonissimo! Ma ora devo mangiare anche dei cetriolini! Non male! E questa cipolla? Aspetta un momento! Ho la cioccolata e le codette! Metto la cipolla nello spiedino! La immergo nella cioccolata! Prossimo passo, codette! Ecco qua, com'è venuta bella! E ora vendetta! Ehi, ti ho preso questo dolcetto! Oh wow, grazie mille! Che odorino! Ah, oh mio Dio! Che schifo! Ah, ci sei cascata di brutto! Sembra che ora sia lei quella che piange! Mmm, cipolla e cioccolata, combo perfetta! Spiazzerò tutti quanti con questa cena deliziosa! Basta usare ingredienti freschi, giusto? Oh. Oh, credo che il pollo sia pronto! Ma che delizia! Oh beh, forse un po' troppo cotto! Avrà ancora un buon sapore, vero? Posso rimediare, giusto? Accidenti, ma perché il timer non è scattato? Mi hai fregato, stupidino! Mi serve una soluzione al volo! Ci sono, che genio! Pronto, e vorrei fare un ordine, salve! Grazie! Che velocità, grazie ancora! Mmm, ha un profumo migliore del mio! Non è bellissimo? E sul piatto? Sì, sembra proprio opera mia! Oh, l'ospite! Mmm, che buon odore! È per me! L'ho fatto io! È caldo, stai attenta! Mmm! Oh! È un po' incasinato, vero? Direi di sì! Per me basta così, grazie! Ma era davvero buono! Ti faccio vedere una cosa, ok? Sei pronto? Prendi una piadina e tagliala a metà, proprio così! Poi su ogni quarto aggiungi un ingrediente. Potrebbe essere un condimento oppure una salsa. Vedi? Piega ogni quarto in questo modo uno per volta. E l'ultimo? Perfetto! Così non cascherà niente. Tieni. Buono, vero? Non li farai mai più in nessun altro modo. Ci ho lavorato un sacco! Sono qui! E ora la festa può cominciare! Oh, adoro questa canzone! Wow! Oh my God. È Liam! Come va? Dai!
Ma sono io quella famosa! Forza, balliamo tutti insieme! Ecco qua! Ho le patatine! Patatine! Ehi, tornate qui! Ok, vuoi giocare a questo gioco? Portalo qui! Li ama dei dolci? Arrivano! Fare festa è un duro lavoro, eh? Mi fanno male le gambe! Aspetta, sta diventando ridicola la situazione, non lo faccio più! Ehi, prendi un po' di soda! È importante idratarsi! Immagino siamo solo noi! Nessuno ha mangiato l'anguria, ne vuoi una fetta? No, grazie! Soda? Serviti pure! Sto bene! Aspetta! Ho un'idea pazzesca! Sono molto più avanti di te! Rimuovo il tappo dalla bottiglia! E lo uso per fare un buco nell'anguria! Faccio un buco per ogni bottiglia di soda! Wow! E adesso è ora della soda! Eccoti qua! Ok, versiamola con cautela! Non vogliamo rovesciarla! Togliamo le bottiglie! Non ci servono più! Resta indietro, che sono pericolose! Wow, guarda qui! Non ho mai visto un'anguria così! È deliziosa! Lo so! Dammi! Spero a tutti piacciano le patatine! Dovrebbero essere abbastanza! Il primo invitato! Pronti a fare festa? Ma quante persone sono? Oh, non abbuffatevi subito, ragazzi! Oh no! Hanno svuotato il tavolo! Non ci credo! Non è rimasta neanche una briciola! Resti di una tavola imbandita! Sembrano affamati! Ragazzi, ma avete pranzato! Wow, per poco non mi facevano secca! Che posso dargli da mangiare? Vediamo un po' lì. Oh, queste me le ero perse! Facciamo qualcosa di più elaborato. Waffle alle caramelle. Sembrano carini, vero? Metti un bastoncino in ogni parte, così sono comodi da tenere in mano. Qualche minuto e... Waffle alle caramelle! Wow! Ok, ragazzi, non mi mangiate! Avete ancora fame? Sembrano buoni, eh? Direi che hanno approvato! E vai! Ce n'è anche uno per me! Gnam! Un panino! Non così in fretta! Quello è mio! Fammi vedere cosa c'è in frigo! Non molto! Prenderò l'altra metà! Ma che buono! Io ho il mio di cibo! Ha! Wow! Sono così pieno! È ora di mettere via tutto quanto! Aspetta! Ma ci ha lasciato il piatto! Se ne pentirà! Piccolo serpentello? Ho solo bisogno di un filo da pesca. Ne aggiungerò solo un po'. Devo legarlo per bene. Avrò bisogno di un nastro adesivo molto resistente e lo attaccherò al filo. Sarà perfetto! Mettiamo il nastro qui. Serpentello, fatti un pisolino. Sarà fantastico! Scommetto che non vorrei condividere il tuo panino. Non ci sono più i cereali. Ah! Io odio i serpenti! Questo è perché hai lasciato il piatto sporco.
peggiore. Una faccia rilassata, fresca e senza un capello fuori posto. Non riesco a raggiungere il collo. Oh, Gabi, mi aiuti per favore? Che c'è adesso? Sto sfumando un po' i capelli, ma non arrivo lì dietro. Mi aiuti? No. Per favore, farò qualsiasi cosa. Per favore, non vuoi vedermi implorare, vero? In effetti sarebbe divertente. Aspetta, fammici pensare. Ehi, Gabi? Terremoto? No, Alex, vomiterò! Fermati! Alex, aspetta che ti prenda. Che sete! Gabi, chiudi gli occhi e metti le mani avanti. Ho una sorpresa. Spero ti piaccia. Ah, un ragno! Ehi, Gabi, ti ci vuole una rinfrescata? Sei così fastidioso! Ma certo che ti aiuto! Dammi il rasoio! Sei fantastica! Passa solo intorno ai bordi. Fatto? Grazie mille! Davvero gentile! Non muoverti, voglio che sia perfetto! Che stai facendo lì dietro? Stai sistemando solo i lati, vero? Ecco, ho finito! Non è venuto male. Cosa hai fatto? Lascia che ti mostri. Secondo me così è meglio. Che ne pensi? I miei capelli! I miei bellissimi capelli! Basta così! Torna qui! Ah! Forse non è poi così male. Wow, che bello questo libro! È la mia occasione. Ho lo scherzo perfetto da fare a Gabi. Ma prima mi serve questa parrucca. Taglio qualche ciocca di capelli. Così dovrebbe andare. Snip snip, Gabi! Dimmi che non l'hai fatto! Cosa hai in quella testa? Non è più così divertente, vero? Questo è per avermi rovinato i capelli. Non posso credere che tu l'abbia fatto! I miei capelli! Oh, aspetta, avevo dimenticato. Ho solo tagliato questa parrucca. Ma ti ho spaventata un bel po'. Almeno non sembro ridicola. Cosa? Mi piace cucinare su una superficie bella pulita e il forno è già caldo. Vediamo come sono venuti. L'odore è divino. I muffin ai mirtilli sono i migliori. Oh, salve. Che dici? Aspetta, vuoi uno dei miei deliziosi muffin? No. Preferisci questa spazzatura? Ma cosa c'è qua dentro? Della soda. È un muffin stravecchio! Ma che schifo! Perché ci spreco tempo? Dovrei essere più apprezzata! Questa si apre, non è vero? Per questa ricetta unica mi serve solo un po' di farina! Dovrebbe bastare, giusto? Sta arrivando! Finta di nulla! Ciao! Ne vuoi? Oh, non posso! E ora saprai esattamente perché! Naomi, ma che cosa hai fatto? Thomas, avresti dovuto prendere un muffin! Ricordami di aggiungere la farina alla lista della spesa! Questa conversazione è interessante. Ehi, ragazzi! Non vedi che siamo impegnati? Che problema hanno? Scusa? Oh, che permalosi. Gli piacerà la mia spada laser? Che la forza sia con voi, gente! Oppure no? Perché nessuno mi parla? Ehi, ho trovato! Strappiamo un pezzo di mastice. E facciamoci una pallina. Poi la mettiamo in una vaschetta per il ghiaccio che riempiremo.
Non abbiate paure. Mettiamola da parte e prendiamo della gelatina. Versiamo un po' d'acqua. Rifacciamolo con una seconda ciotola. Mettiamo un po' di colorante alimentare e mescoliamo. Dopodiché tutto nel microonde. Settiamo il timer a 1 minuto. Fase successiva. Riprendiamo la vaschetta del ghiaccio. Facciamo cadere qualche goccia di blu. In tutti gli alloggiamenti. Ora prendiamo la gelatina bianca. E riempiamo la vaschetta. Copriamo bene e mettiamo nel freezer. Una volta pronti, dovrebbero essere così. Ecco. Vuoi essere l'attrazione della festa? Ops, l'occhio! Che bella idea! Ops, mi è caduto l'occhio! Che dolore! Ma ti è caduto nel bicchiere, amico? Non mi sento bene! Scherzavo. Chi farebbe una cosa del genere? Ok che è Halloween, ma che schifo! Meno male che abbiamo un ventilatore. No! Non può rompersi adesso? Fa così caldo, non riesco nemmeno a prendere l'acqua. Nemmeno io. Chi perde deve prendere l'acqua. Le forbici battono la carta. La tua metà e la mia metà. Non berne troppa! Oh, com'è rinfrescante! Ora basta! Oh, quell'acqua era fantastica! L'hai bevuta tutta! Sei un idiota! Oh, è ancora caldo! Ma guarda un po' questa saponetta. Oh, gliela farò pagare. Ho bisogno di un bicchiere e un po' di cioccolato. Tutto bello squagliato. Dopo serve la saponetta e un bastoncino per i ghiaccioli. Faccio scorrere la saponetta sul bastoncino. E ora immersione nel cioccolato. Proprio nel bel mezzo. Bisogna rivestirla tutta. Sembra proprio reale. Evviva! Sono tornata. Guarda cos'ho. Oh, sembra fantastico. Adoro il gelato al cioccolato. Uh,
Ed è alla fragola? Oh, fa schifo! Te lo meriti! Che cosa? Bolle! Ma non c'è acqua! Bolle ovunque! Goditi la tua bocca tutta insaponata! Ben scherzi? Ed è per questo che è importante studiare i maestri della natura morta. Chi vuole venire? Oh, io! Chiama me, mi offro volontaria! Va bene, Kate, per favore vieni qui. Io? Oh, va bene. Non è giusto, volevo andare io, a Kate va sempre bene. La vernice è laggiù. E ho un'idea. Sì, funzionerà. Toglierò il coperchio da questo contenitore di vernice. Ora ho il suo block notice. Lo metterò sopra il contenitore di vernice e poi la capovolgo con attenzione. Ah, non vedo l'ora di vedere la sua reazione. Uscirà matta. Sono tornata. Oh, wow, Annie, il tuo dipinto è fantastico. La campanella, la lezione è finita. È meglio che imballiamo tutte le cose. Non dimenticarti la vernice? Sì, grazie. Oh, no! L'intera latta si è rovesciata. E anche sul mio blocco note. Mi ci vorrà un'eternità per pulire tutto questo. Vernice gialla ovunque. Non userò mai più questo colore. Questo è tutto. Annie la pagherà. Non la perdonerò mai. Sembra che io sia in vantaggio, Kate. Tanto vale smetterla. La suspense mi sta uccidendo. Già finita. Io non mi scolo la cola come fai tu. O forse sì. Sfigata. Lascia perdere. Bene, chi va a prenderne altra? Forbici batte carta. Aspetta, mi prendi dei popcorn? Grazie mille. Mi prendi dei popcorn? Pensa di potermi comandare così. C'è ancora della cola. Mi ci vuole un po' di zucchero. Berrò solo un sorsetto. Stupida linguetta. Sì, sarà uno scherzo epico. Per prima cosa usa un cucchiaio per alzare la linguetta. Non alzarla del tutto, solo un pochino. Prendi un'altra lattina e unisci le linguette in questo modo. E ora aspettiamo l'esplosione! Ecco qua, Naomi, la tua cola ghiacciata. Grazie! Ma non la prendi? Basta solo tirare un po'. È una doccia di cola! Ma non credevo che mi sarei bagnato io! Stai bene! Beh, questo scherzo è fallito. Come ho fatto a essere così stupido? Beh, almeno io ho la mia cola! Oh, e tu sei solo uno sfigato! Sì, vabbè. Mandi indietro il film o no? Ho riso così tanto a quel punto dell'episodio! Anche io, troppo divertente! Oh, ehi, posso avere un sorso? Sì, certo, vai! Ah, buonissima! Ok, devo andare! Ma che... se l'è finita tutta! Vabbè... troppo figo questo TikTok! Ehi, posso avere un sorso? Beh, va bene! Non ci credo di nuovo, se l'è finita! Grazie mille! Wow, oggi il tempo è magnifico! Ehi, me ne dai un goccino? Cosa? No, non se ne parla! Ehi! Non ci credo che l'hai fatto davvero! Aspetta un attimo! Ho avuto una bella idea, sì, sì! Avrò bisogno di mentine! E poi un po' di filo interdentale! Non troppo, questo pezzetto dovrebbe bastare! E ora lo infilo nella cruna di un ago. Ecco qua. E ora le mentine.
Perfetto, prossimo step. Ecco la mia bottiglia di cola. Metto la mentina sospesa sotto al tappo e chiudo. Perfetto, la tiene su. Ehi, come va? Sembra davvero dissetante. Oh, questa, vuoi un sorso? Tieni. Grande, grazie. Sì, proprio come volevo, un vulcano di cola. No! Che sta succedendo? Ah? Ti sei bagnata tutta di cola. Non ci posso credere che sia stata tu. Così impara. Cosa c'è per pranzo? Sto morendo di fame. Vuoi un morso? No, sto cercando di mangiare sano. Vuoi un po' del mio? Grazie. Cavolo, ma sa di erbaccia! Leva quella robaccia! Beh, non può essere così male. Ah, sì che può. Il cioccolato di Steven! Io so cosa sceglierebbe tra i due. È arrivato il momento di uno scherzo. Questi cavoletti di Bruxelles stanno per diventare molto più dolci. Mettine uno su uno spiedino come questo. E poi immergilo nel cioccolato fuso. Che delizia! Non dimenticare gli sprinkles. Più sono meglio, Qualcuno vuole un K-pop? Cavolo, queste patatine sono così buone! Oh, Steven! Lascia spazio per il dolce! Ma sono per me! Bella, tu sì che sei una grande! Sono alla vaniglia? Oh! Sa di schifo ricoperto di cioccolato! Beh sì, direi che ci hai azzeccato! Mi sento strano! Oh sì! Ah? Qualcuno ha i biglietti per lo spettacolo da me? Wow, hai preso posti in prima fila! E ora si balla! Non così in fretta, non sono ammessi cibi né bevande, devo scansionarti! Wow, è sicura quella roba! Ok, puoi andare! Ah? Fermo! Cos'è quella? Wow! Dammi qua! Conosci le regole! È brava! Ma non così brava! Non mi vedrà mai qui per terra! Posso aiutarla? Belle scarpe! Conosce le regole! Ma non è giusto! Fuori di qui! Che è successo? La sicurezza è severissima, non entreremo mai alla festa! Ok, prendi un po' di gelato! Non posso, mal di gola! Ci penso io! Prendi queste pastiglie! Aspetta, so come intrufolare degli snack senza che la sicurezza se ne accorga! Togli le pasticche dal blister! Poi prendi una bottiglia di soda e un bicchiere! Metti la soda nel bicchiere! Aggiungi del colorante alla soda! Non vogliamo, sembri soda, ecco! Poi aggiungi un cucchiaino di gelatina! Tira su con una pipetta! E riempici il blister! Riempi la confezione e poi lascia solidificare! Metti un foglio di alluminio sulla confezione e sigillalo! Ferma! Apra la borsa! Cosa c'è qui? Pastiglie per il mal di gola? Ok! Puoi entrare! E vai, ce l'ho fatta! Credo proprio di meritarmene una! Beh, è per la gola? Che buona! Non mangio da ore! Non sapevo ne avessimo! Delizie zuccherose, sarete mie! No! Magari c'è del cibo qui! Qualche spuntino? Forse qui dentro? E questa?
sembra che abbia un bello scherzo da fare. Primo, mettiamo la saponetta nel forno a microonde. Si scioglie come il burro. Sembra quasi pronte. Che lo scherzo abbia inizio. Ehi, Jake, guarda. Wow, dove l'hai preso? Facciamo a cambio. Sì, sì, sì! È da una vita che non mangio lo zucchero filato. Wow! Ho già l'acquolina. Un momento. Ma... è disgustoso! Via dalla mia lingua! Grace, ti odio! Ti amo anch'io, amico! Ma amo di più queste! Grazie, Babbo Natale! Cheese! Non ci credo, c'è davvero Babbo Natale! Babbo Natale, oh mio Dio! Ehi, Babbo Natale, sono contentissima! Spero siate state brave, ragazze! Mio! No, è mio! Dallo a me! No, Babbo Natale, l'ha dato a me! Babbo Natale si sta arrabbiando! Sorridi, Babbo Natale! Babbo Natale cambia la sua lista! Aspetta, voglio starci anch'io nella foto! Bi-ho-ho-ho! Non vedo l'ora di conoscere Babbo Natale, sarà divertente! Oh sì, sarà divertente per me! Grazie per il colorante alimentare, il verde è un colore festoso. Ok, tolgo il coperchio e prendo del colorante con una siringa. Prendi una caramella e iniettaci il colorante con la siringa. E ora devi solo rimetterla nel pacchetto. Pronti per divertirci? Ehi, vuoi una caramella? Sì, adoro le caramelle! Alla menta! Grazie, amica mia! Ehi, Babbo Natale, che bello vederti! Guarda nella fotocamera, sorridi! Sarà una foto bellissima! Adesso vi mostrerò il segreto per usare quest'app. Ah. Ehi, guarda, ho dei pop-it! Ci giochiamo? No, sto facendo un video! Uffa, state sempre lì a fare video per TikTok! Ok, se n'è andata. Ricominciamo. Ah, che vuoi adesso? Che ne dici? Disegniamo insieme? Scusate le continue interruzioni. Va via! Uffa, non vuole mai giocare con me. Ehi, so cosa posso fare. Uno scherzo! Ed ecco perché... Ah, sei un coniglietto! Ciao a tutti! Te lo ripeto un'ultima volta, va via, show! Ma non sai che cosa ho qui? Un puntatore laser! Zoom zoom! Adesso ci facciamo due risate! Zoom zoom! Zoom zoom! Ma che cosa... ho qualcosa sulla faccia! Aspetta... Ancora tu! Sparisci! Oh, come si è arrabbiata! Meglio andare via! Che nervi, non ne posso più! Che mi stai indicando? Quella mano finta! Ah, ho capito! Bella idea, sì! Mi sa che con il laser ho un po' esagerato! O forse no! È ora di tornare alla carica! Oh, ciao! Ops, ho sbagliato stanza, giuro. Non ti volevo disturbare, no? Le ho schiacciato la mano! Ha funzionato davvero, grazie! Le ho spappolato la mano! Adesso sì che ci siamo liberati di lei. Pronta? Iniziamo! Carta, forbice, sasso! Metti giù le mani!
Voglio andare prima io, ok? Basta, vai tu. Ok. Non ci credo, un sacco di prelibatezze. Inizio con questa combo rosa. Sembra semplice. Wow, i tuoi capelli! Cosa? Sono bellissimi! Ho sempre voluto i capelli arcobaleno. Non ci credo, è una caramella! Una caramella molto buona! Ok, vado! Anche io cose belle! Aia, è plastica vera! Peccato, mi dispiace per te. Ho i nodi ai capelli. Forse ci vorrà un po'. Forza, dammela! Dammela! Oh, i miei capelli! Prima ce li avevo in testa! Luna! Che peccato! Vuoi uno dei miei elastici? E che dovrei farci? Mangiarteli! Oh, sono caramelle! Mmm, buonissime! Oh wow, guarda qua! Hanno una bustina di patatine e ora ci mettono dentro della roba. Pomodori, cipolle fresche, un po' di formaggio. Oh, è un uovo! Ora lo scuotono per bene. Non ci credo! Ma cosa? Lo fanno bollire! È diventato un rotolo! Ora lo tagliano e poi lo intingono nelle salse. Ok, dobbiamo assolutamente provarlo. Sto morendo di fame. Oddio, c'è già una cloche pronta per noi. Aspetta, ma cos'è? Vediamo che c'è dentro. Una bella moneta. Scommetto che possiamo comprarci tutto quello di cui abbiamo... Ops! Ma no, hai perso la moneta! Ok, va bene, ora che facciamo? Aspetta, mi è venuta una super idea. Aspettami qui. Io almeno non è arrabbiata. Aspetta, non ci credo, un'altra! Ottimo, il pacchetto di patatine che ci serviva. Ok, devo trovare dei soldi. Non qui. Che odorino. Belle salate croccanti. Scusate, do un attimo un'occhiata qui. Oh, che buone! Che fame che ho! Scusate, servono più a me che a voi! Oh no, sta tornando! Nascondi le prove! Eo, è stato faticoso, ma ho trovato le patatine! Oddio, davvero faticoso! Anzi! Ok, ma ora siamo pronte, giusto? Certo che sì, aggiungiamo gli ingredienti! Formaggio e cipolla! E i pomodori, non li dimentichiamo! E ora rompo l'uovo nel pacchetto con cautela! Divertente! Ora chiudo la busta e gli do una bella agitata! E ora in pentola si cuoce! Oh no, non è un fornello questo! E ora come facciamo a cuocerlo? Ehi, possiamo scaldarla con le mani, così! Ah! Scotta! Veloce, dammi la pentola! Oh, ottimo lavoro! Ok, basta! Ah! Ma mi vanno ancora a fuoco le mani! Ok! Oh, molto meglio! Guarda, il nostro snack è pronto! Bellissimo! Tagliamo la fetta e per fortuna non ci serve il coltello! Aggiungiamo un po' di erbette! Che carino che è! Sei pronta per assaggiarlo? Secondo me è delizioso! Oh wow, buonissimo! Che idea geniale! Ti prego, non svegliarti, non svegliarti! È la mia occasione! Ma guarda Naomi come dorme pacificamente! Dorme come un ghiro! Sì, modalità bella addormentata, direi. Le piacerà avere dei baffi? Thomas? Ciao, Naomi! Vattene dalla mia camera, svitato! Crede di essere furbo, eh? Ma questo è dentifricio! Che scherzo stupido! Ma se gli piace giocare, allora giocherò anch'io! Ha deciso lui di usare il dentifricio. Gli farò vedere io come usarlo per bene. È ora dello spettacolo. A chi non piacciono i vermetti gommosi? Ma ti ci laveresti i denti? Di sicuro sono buoni. Prendiamo tutto quello che serve. Apri il tubetto di dentifricio. Prendi un vermetto. E spingilo nel tubetto. Fallo con delicatezza. E
poi avvita il tappo. Questo sì che lo risveglierà. Stavo per dimenticare i vermetti. Thomas! Oh, non pensavo di vederti. Buona lavata? Sì, hanno proprio bisogno di una lavata. Basterà spazzolarli per bene. Certo, Thomas non sa che nel dentifricio ci sono i vermetti. Ah? Ma quelli sono... Ah! Abbiamo il bagno infestato! Vediamo. E questo? Una festa di Halloween. Oh, ma non ho il costume. Devo escogitare subito qualcosa. Che cosa ho qui che posso usare? Niente di niente. Adesso che faccio? Au, il piede! Ma cos'è stato? Pezzetti di Lego su tutto il pavimento? Guarda che disordine! Ah, ci mancava questa adesso! Anche se forse... Ho trovato la soluzione al mio problema! Devo solo prendere tutti i pezzetti di Lego... Ma che... No! Stacci, mi serve il secchio! Ok, con un taglierino faccio due buchi qui sul secchiello... E sopra metto questo cerchio di schiuma. E un altro circoletto di schiuma gialla sopra. Poi un'altra striscia gialla qui all'esterno. Adesso incollo tutto il secchiello. Vedi? Questo piccolo adesivo dovrebbe andare. Ottimo! Adesso mano al pennarello indelebile. Comincio a disegnare prima di tutto delle belle sopracciglia. Naturalmente le ciglia e le labbra rosse. Wow! Ecco il mio fantastico costume Lego. Sarà un successone alla festa. Acqua, per favore! Qualsiasi cosa per te, Jake! Ha sete? Niente è meglio di un bel bicchiere d'acqua! Accendi l'aria condizionata, si muore di caldo! Ah? Ok! Ti va di farmi un panino? Si gela, spegni l'aria condizionata. Non prendo ordini da nessuno. Così capirà. Ehi. Stavolta esagero. Ehi, portami una soda. Oh, non avevi un appuntamento? Oh, grazie al cielo me l'hai ricordato. Ah, dovrò farmi 5 docce per togliermi tutto questo schifo di dosso. Passerò un pomeriggio senza telefono e so esattamente cosa fare. Ah? Mi sta chiamando Kevin. Quale scelgo? Beh, Kevin, immagino. Ehi, come va? Aspetta un attimo, ok? Oh, la mia caramella preferita! Ma che fortuna! Limone e fragola, l'adoro! Oh, quello era mio! Ora non lo voglio più! Beh, ora mi dispiace! Vedi questa palla di plastica? Aprila e mettici le tue caramelle preferite.
Ora metti un goccio di colla a caldo e attaccaci un bastoncino di legno. Poi incartala con la carta che preferisci. Ehi, Lizzy! Vorresti il tuo lecca-lecca? Che ne dici di due giganti? Sembrano maracas, non è vero? Ora sì che hai un motivo per ballare! Ed è tutto tuo! Ora non puoi mica essere arrabbiata! È il lecca-lecca più grande che io abbia mai visto! Aprilo! C'è posto per una strega? Entra pure! Sì! Se mi fai entrare ti prometto che farò la brava! Vai! Che Dio ti benedica! Sarà una notte fantastica! E tu cosa sei, una specie di fragola? No, non puoi entrare! Non è giusto! Piano, piano, occhio! Stai bene? Che disastro, il mio capo si infurierà! Mi dispiace tanto, ti aiuto io! Ehi, questi chiodi mi saranno utili! Posso prenderli? Certo! Prima, prendi un po' di vernice per il viso. Poi attaccaci sopra un fazzoletto. Quindi copri tutto con la vernice per il viso. Taglia con cura un buco per la bocca. Usa della vernice nera per colorare le labbra in questo modo. Nessun costume può essere completo senza sangue. Quindi, fai passare delicatamente i chiodi nel fazzoletto. E... Semplice ma spaventoso. È ora di andare alla festa. Posso entrare adesso? Che cosa ti ho detto? Niente frutta? Oh, che mi dici di questo? Mammina! Mamma! Adesso posso entrare? È davvero lunedì? Ma ehi, come sto bene! Ciao, signor spazzolino da denti! Non esiste, non è rimasto niente! Un classico! Ma uscirà qualcosa! Dai! Deve esserci qualcosa! Gah! Me ne serve ancora un pochino! Gliela farò pagare! Perché ha finito tutto il dentifricio? Vedi questo tubetto di dentifricio? Alla fine taglia un pezzo! Ora puoi riempirlo con qualsiasi cosa, anche della appiccicosa crema alle nocciole. Oh sì! Una volta che hai finito, metti della carta forno sull'apertura. E una volta che è fissata, passaci sopra un ferro da stiro. Sembra come nuovo, non è vero? Sembra che Emma stia passando una buona mattinata. Ma perché la gente odia il lunedì? Allora, dov'è il dentifricio? Cerchi questo? Cretina! Devo sbirciare? Oh oh! Non sta nemmeno guardando! Questo dentifricio ha un sapore molto simile a... la cioccolata? Ah? Ah! Ha funzionato! Lana! Devo farla rallentare! Wow! Oh! Per questo me la pagherà! Questa roba ha sicuramente un buon sapore! Forse potrebbe tornarmi utile! Oh, ho fame! Devo trovare qualcosa da sgranocchiare! Oh, eccoci qua! Un barattolo di dolci! Oh no! Ah, sei caduta nella mia trappola, perdente! Oh, ma che
Che diamine, un filo per farmi cadere! Non ci credo che ha usato i dolci come esca! Sai cosa? Credo di doverla ripagare con la stessa moneta! Ok, giro questo piatto al contrario! Attacco questa estremità del filo al centro! E poi l'altra la metto attorno alla mia scarpa! Dopodiché l'esca! Se ha funzionato con me, funzionerà anche con lei! E ora, giusto per vedere se funziona... Perfetto, la mia trappola è pronta! Farò finta di stare al telefono! Oh, dolcetti! Direi che ne prendo uno! Oh mio Dio! Ma che si è mosso? Sì, sta già impazzendo! Beh, forse me lo sono solo immaginato! Oh, hai visto? Eh? Di che stai parlando? Oh, intendi i miei poteri? Guarda qua! Ah, stregona! Ho vinto io! Kate dovrebbe essere andata via! Nessuno in vista? Almeno posso completare l'opera! Fatto! Ecco la spugnetta! Devo finire prima che mi scopra di nuovo! Meglio sbrigarsi e tenere gli occhi aperti! Finito! E Kate ancora non si vede! Cos'è successo alla mia faccia? Sembra un minatore! Sorpresa! Un sorriso per la stampa! Queste foto saranno apprezzate sui social! Kate! Questa festa è molto divertente, vero? Oh wow! Guarda Kate! Ha dei capelli fantastici, è stupenda! È la regina della festa! Eva, cosa stai guardando? Madison? Come ti sei vestita? Lasciamo perdere! Ciao, Eva! Eva, stavi parlando con me! Oh wow, Kate è così bella e intelligente! Eva, sono qui vicino a te! Ciao Eva, sono tornata! Stavamo parlando! Kate pensa di essere fantastica solo perché è bellissima! Togliamo queste decorazioni, non ne ho più bisogno! Oh, ma cosa diamine? Da dove è uscito questo nastro? Perché capitano tutte a me? Prima Eva, poi il nastro sulla testa! Nastro! Può essermi utile per vendicarmi! Bene, ho il nastro! Ne srotolerò un po' qui! Poi aggiungo alcuni bicchieri! Attaccherò il fondo al nastro! 4 bicchieri andranno bene! Ora che sono fissati li capovolgerò! Attaccherò un altro po' di nastro ad ogni bicchiere e li capovolgerò! Il prossimo passo? Un po' di bibita! Devo riempire tutti i bicchieri, così dovrebbe andare bene! E ora procediamo con il piano. Ehi ragazzi! C'è da bere? Perché Madison sta urlando? In effetti ho un po' di sete, prendiamo un drink. Ce n'è a sufficienza per tutti. Prendo questo. Oh! Mi si sono rovesciati addosso! Sono zuppa! Devo andarmene da qui? Cos'è successo? Come si sono versati? Non lo so, credo un po' di sfortuna. Spiazzerò tutti quanti con questa cena deliziosa! Basta usare ingredienti freschi, giusto? Oh. Oh, credo che il pollo sia pronto! Ma che delizia! Oh beh, forse è un po' troppo cotto! Avrà ancora un buon sapore, vero? Posso rimediare, giusto? Accidenti, ma perché il timer non è scattato? Mi hai fregato, stupidino! Mi serve una soluzione al volo! Ci sono, che genio! Pronto, e vorrei fare un ordine, salve! Grazie! Che velocità, grazie ancora! Ha un profumo migliore del mio! Non è bellissimo? E sul piatto? Sì, sembra proprio opera mia! Oh, l'ospite! Che buon odore! È per me! L'ho fatto io! È caldo, stai attenta! È un po' incasinato, vero? Direi di sì! Per me basta così, grazie! Ma era davvero buono! Ti faccio vedere una cosa, ok? Sei pronto?
Prendi una piadina e tagliala a metà, proprio così. Poi su ogni quarto aggiungi un ingrediente. Potrebbe essere un condimento oppure una salsa. Vedi? Piega ogni quarto in questo modo uno per volta. E l'ultimo? Perfetto! Così non cascherà niente. Tieni. Buono, vero? Non li farai mai più in nessun altro modo. Allora, gli ultimi dettagli sono importantissimi. Dobbiamo mettere una bella decorazione di fragole. Oh, che sta combinando? Sta preparando una torta per TikTok. Devo avvertire i miei follower. Ciao a tutti! Seguitemi! Guardate! Pronti? 1, 2, 3... Ah, le ho distrutto la sua bella torta! Oh no! Ci ha beccati! Diamocela a gambe! No! La mia bella torta! Ah, mi viene voglia di infilarle questo in testa! Ma forse ho un'idea migliore! Metto questo bottiglione in frigo. A posto! Quanto rimpiangerà di aver distrutto la torta! Eccomi al posto di combattimento! Telefonino pronto, sta tornando! Non sospetta nulla! Adesso aprirà il frigo! Vediamo... Ma che... Ma quella... Ah! Una testa nel barattolo! Ah! Ti ho beccata! Allora ti piace il mio scherzo di ciao ai miei follower? Guarda come scappa, che gioco da ragazzi! Ottima nuotata! Mi faccio subito una doccia! Oh, ciao! Ehi! Mi lavo subito i capelli, un po' di shampoo... La la la. Mi è venuta un'idea. Non ha insaponato qui. Aiutiamola. Quanto sapone. Bene, devo sciacquare di nuovo. Si sta ancora lavando i capelli. Perché lo shampoo non va via? Cosa? Perché? Un altro pochino. Avrà capelli pulitissimi. Ancora? Ma che problema ha questo shampoo? Ah. E che succede se chiudo l'acqua? Ciao, ciao! Cos'è successo all'acqua? Non vedo niente! Aiuto! Mi serve acqua! Ecco fatto! L'acqua che ti serviva? Non c'è di che! Vieni qui! Meglio scappare! Wow! Ben ti sta! È stato divertente, no? Sì, decisamente! E gli ho detto, ma dai! Poi mi sono resa conto che scherzava! Ma sta davvero al telefono! Luna! Sono al telefono! Oh. Oh. Non si sta mica comportando bene! Sei appiccicata al telefono? E ora sei appiccicata pure al tavolo? Pazzesco! Meglio tornare su! Ehi! Ehi! Che c'è? Un attimo! Si sta portando via il tavolo! E anche il pranzo! Oh! Che disastro! Che imbarazzo! Così impari a non stare al telefono! Ottimo lavoro, Lizzy! 1-0 per te! Doppia cioccolata e sto! Mica serve il cucchiaio! In realtà... mi sembra familiare! È l'ora dello scherzo! Qual è la cosa che fa schifo a tutti? La cacca degli animali, ovvio! Guarda che hai combinato! Hai la tua lettiera! La scena è pronta! Che succede? Tutto ok? Guarda qua! Ah, sto per vomitare! Puliamo, va? Ah, gli incidenti succedono, dai! Tieni! Ah, fa schifo, vero? Questo pezzo è gigante! Buonissima!
Ah, Luna? Stai mangiando la cacca? Ah, non guardare! Non vomitare! Oddio! Perché l'hai fatto? Non cadere, ti prego, non cadere! Busta numero 2 in arrivo! Oh, che faticaccia! Ehi, sei andato a fare la spesa? Sembra buono! Ammazza quanto sei ingrato! Mi sono quasi rotta le braccia per portare tutto! Adesso sono cavoli suoi! Aspetta! Questa maionese potrebbe tornarmi utile! Anzi, direi molto utile! Apri una confezione di yogurt, quindi prendi il contenuto e fai spazio per la maionese. Sì, spremila tutta! Così. Adesso sigillalo. Così impara a dare tutto per scontato. Sta tornando! Ciao! È l'ora dello spuntino? Mi sa che è buono. Voglio una bella cucchiaiata. Mi sa che è andato a male. Ma mi vuoi avvelenare o cosa? Mi sa che vomiterò. Cascato. Mi sa che ci siamo mangiati 50 crocchette. Oh, non mi sento tanto bene. Ma hai sentito? Neanche io mi sento tanto bene. E abbiamo un solo bagno! E sarà mio! Ah, sì? Corri! Oh, non ho visto quella buccia di banana! Oh! Torna qui! Sei troppo lento, babbeo! Ah! No! Bella, mi serve il bagno adesso! Ah! Devo andarci! Ci metterò un po'! Oh, non posso più resistere! Mi fa male troppo la pancia. Forse salterò persino il dolce. O forse no. Cioccolato spalmabile, eh? Assomiglia proprio tanto a... Eh già, questa roba è perfetta per uno scherzo epico. Bella lo odierà di sicuro. Ecco qua, una bella spalmata. Mi spiace, non è una cosa tanto carina. Devo nascondere le prove. Oh, la mia pancia! Ho fatto un disastro là dentro. Ed è tutto tuo adesso. Stai bene, Thomas? Accidenti. Oh! Te la sei fatta letteralmente sotto. Smetti di toccarti, è dappertutto. Ma che schifo. Ma è... Mi sto per sentire male. Oddio! È andato meglio di quanto avrei immaginato! Ma che noia! Salvata dalla campanella! E adesso mangiamo! Dov'è il mio pranzo? E adesso che mangio? Quella sembra così buona! Niente snack gustosi per me! Ehi, ne vuoi? Sei la migliore. Almeno io ho un panino. Adoro il tacchino. Anche io. Facciamo a metà. Oh, che buono. Sì, prendilo. Ti devo un favore. Cos'è rimasto qui? Ha un dolce. Quale dolce? Prenderà anche quello. Ma è gesso! Torno subito! Ti piace lo zucchero a velo? O forse qualcosa che gli somiglia? Ah! Che profumo incredibile! Non devi neanche chiedere! È tutto tuo! E c'è tanto zucchero!
Credo di essere allergica. Quasi. Che c'è che non va con questo coso? È aspro! Sorridi, diventerà virale. Ok, e ora un po' di colla. Perfetto, l'auto dei miei sogni, signore e signori. Le macchine sono l'ultimo dei pensieri di Bella. Ma perché ho la pelle così secca oggi? Solo un'altra auto. La colla è così schifosa e appiccicosa. Ma come faccio a toglierla? Sembra che mi si stia staccando la pelle. Cosa? Oh, ecco! Grazie! Mi serve tanta idratazione! Così viscida! Questa roba è fighissima! Oh! Sembra che ne avessi proprio bisogno! Ma chi ne usa così tanta? Thomas! Oh! Lo uccido! Guarda tutta quella colla! So io come vendicarmi! Mi serve questa per un solo secondo! Ci sono! Devo fare in fretta! Servono solo una bottiglia vuota e tanta colla! Tutta piena! Sarà davvero fantastico! Ma deve abboccare all'amo! Ce l'ho fatta! Fa come se niente fosse. Le mie mani sono tutte appiccicose. Pensavo non avresti chiesto. Meno male che Bella ne ha tanta. Tra poco avrò le mani belle morbide. Ma non si assorbe. Sì? Ah! Cosa? Ma cos'ha la mia pelle che non va? Ho le squame come un serpente! È su tutta la mano! Cado a pezzi! Oh! Thomas! Svegliati, è tutto ok! Svegliati! È solo colla, sciocco! Ti ho fatto uno scherzo! Non sono squame, vedi? Mangio la mia insalata mentre canto una canzone. Accidenti, ho così tanta sete. Mi serve un po' di succo. Ma cosa sta succedendo? Oh, sta ancora bevendo. Usa un bicchiere, Jake. Bla bla, Kate è così puntigliosa. Usa il bicchiere. Usa il bicchiere. Sarò così in forma. Oh. Aspetta un secondo. Oh, come se ne pentirà. È ora di insegnargli una lezione. La giusta quantità di salsa piccante. Devo assicurarmi che arrivi dappertutto. Oh, com'è piccante. Eccolo che arriva. Ho fatto così tante ripetizioni! Ho bisogno di un po' di succo! Acqua! Dov'è l'acqua? Mi serve un mare intero d'acqua! Oh, oh, ma come piccava! Tieni, bevi dell'altro succo! Non esiste! Più per me, allora. Ma perché la chimica è così difficile? Forse se mangio ci capirò qualcosa in più. Il cioccolato è proprio ciò che ci vuole. Ed è la giusta quantità, direi. Mamma, è solo un po' di zucchero. Non finché non avrai finito i compiti. Lizzy, devi concentrarti! Intendi su questa ciotola di dolcetti?
Sul serio? Ma tutte le mamme sono così severe. Mi serve solo un po' più di furbizia. Vedi questa grande spazzola? Beh, dentro è vuota. Quindi basta versarci dentro i dolcetti. Ma cosa stai combinando? Spero non siano dei dolci. Presto tutti dentro. E fa finta di studiare. Qui non c'è niente. Questi sono i tuoi compiti? Dolci? Non impari mai, vero? Ma sono più intelligente di quello che pensi. Nascondiglio segreto in arrivo. Venite da mamma. Ma come sono buoni! Se la mamma non lo sa, male non le farà. Il pranzo è pronto. Noodles? Sembrano buoni. Un po' secchi. Mi passi il ketchup? Grazie. Giusto per sicurezza. Phew. Nessuno scherzo. Ho un sacco sete oggi. Ah, perfetto. Nessuno scherzo, vero? Oh, non oserei mai. O forse sì. Un geyser in cartone! Non finisce più! Oh! Non riesco a respirare! Oh! Sei stata tu! Non è finita benissimo, ma Luna si è guadagnata un altro punto! È più bello fare le pulizie se si balla! Ah, giorno di pulizie. Lì si è distratta. Ho perso 10 anni di vita! Ecco. Luna? Me lo sarò immaginato. Ancora distratta? Perfetto, è la mia occasione. È qui in giro? Ho paura. Questo è perfetto. Prima lo svuoto. Poi lo riempio di soda blu. Sembra buono, eh? Diamo una bella pulita. Aspetta, arriva Luna. È il momento. Veloce! È troppo silenzioso. È il momento. Piano. Non se n'è nemmeno accorta. Boo! Lizzy, sai che è velenoso, vero? È detersivo per vetri. Starò bene di sicuro. Eccola, vedi? Me l'hai fatta di nuovo. Oh yeah! Recuperato! 3-3, baby! Finisce in pareggio, signore e signori! L'amicizia dura di più se ti fai degli scherzi! Ora uno snack sano! Una bella banana, proprio ciò di cui ho bisogno! Che strano! Dov'è finita? Ladra di banane! Avevo fame! Ok, per fortuna ce n'è un'altra! Sembra buona! Non pensarci nemmeno! Dai qua! Torna indietro, prendi questa! Oh, un'insalata! Che noia! Mi dispiace! Aspetta, torno subito! Prendi una forchetta e una pinza! Usa la pinza per girare i rebbi della forchetta! Girali di 180 gradi centigradi, proprio così! Ora posso usarla per tagliare la banana a fette!
E ora possiamo mangiarla tutte e due. Serviti pure. Davvero, sei la migliore. Wow, le piacciono le banane. Oh, oddio, sono stanca. Sì, questo dobbiamo troppo farlo. Oh, c'è già la cloche. Wow, che bell'aspetto questa anguria. Oh, si è addormentata. Ehi, svegliati. Non è l'ora del pisolino. Dai, ma devo farlo da sola. Mi è venuta un'idea. Ehi. Oddio, ma che succede? Sei incinta. No, non vedo l'ora che nasca. Aspetta, calmati, è solo uno scherzo, non sono incinta. O meglio, sono incinta, ma... di un'anguria? Wow, non male come bambino. So cosa dobbiamo farci. Dammi. Ehi, ma che fai? Abbiamo solo questo. Non ti preoccupare, so cosa faccio. Ho anche una fascia. Ha! Pronta per tagliarlo in mille pezzi? Yeah! Oh mio Dio, sei fuori controllo, stai attenta! E tac, e tac. Ha! Basta, basta, fermati! Certo, non ti sei nemmeno guardata il video. Ok, ecco l'anguria. Ok, ok. Tolgono la buccia col coltello. Oh, ne lasciano un pezzo al centro. E ora tolgono delle fette di anguria. Non capisco bene dove vogliono arrivare. Oh, ora lo tagliano a fettine. Oh, ho capito, saranno carinissimi. Infatti, guarda che bel piatto di anguria, bellissimo. Wow, non ci credo, già lo hai fatto, pazzesco. Esatto, vedi, ora hai capito perché ti ho fermata. Fammi assaggiare. Wow, questa sì che è una buona anguria, dolce e succosa. E adesso cosa combinerà? Oh, c'è il succo d'arancia, buono. Quello che ci voleva. Grazie. Non era per te, Ashley. Potevi almeno chiedere. Oh, anche le patatine. Grazie, sorellina. È venuta a rubarmi la merenda, forse? E va bene, se vuole la guerra avrà. Mettiamoci a cucinare. Mi servono sicuramente le uova. Sembra un tuorlo, vero? Proprio quello che ho in mente, sì, non se ne accorgerà. Si va in scena? Ashley! Che c'è? Oh, mi hai portato altro succo? Sì, vediamo come reagirà. Oh, che sapore strano! Tranquilla, sono tutte proteine. Forse ho esagerato. Ehi, vieni a vedere. Ehi, che c'è? Guarda. Palloncini, belli. Li scoppiamo? Era il mio piano. 3, 2, 1, via. Sono in testa. Fai pena. Sfigata. E ora tocca all'ultimo. Cosa? Un gavettone? Le mie scarpe? Chi è lo sfigato adesso? Ok, come sto? Capelli, vestito, molto bene. Sono pronte. Prendiamo la borsa. Li avviso che arrivo. Ottimo, ci divertiremo un sacco. Piano, devo essere furtivo. Bottiglia in posizione. Mi servono le Mentos. Dentro, un passo indietro. Sta per eruttare. Oddio, che succede? Il mio vestito è rovinato. Ehi, ho pensato che ti servisse un drink. Ci vediamo. Sono zoppa. Non posso uscire in questo stato. Esco subito. A me è venuta così tanta sete. Ora capisco perché non c'è più. Ma non c'è nulla da bere. Aspetta, quello cos'è? Sembra disgustoso. Ma anche buono. Ah. Ma stai bene? Che buon odore qui dentro! Potrei mangiare tutto? Croccante! Meglio di quello che c'è là fuori!
Vuoi morire o cosa? Ah, ne vuoi? È buonissimo. Mi sentirò male. Togli quella robaccia da qui. Robaccia, ti dico un segreto. Quando sono entrata col bicchiere vuoto... Quando sono entrata col bicchiere vuoto ne avevo un altro pieno. Così ne ho approfittato. Ho preso il liquido dal water con il bicchiere vuoto e l'ho messo da parte. E ho bevuto da quello pieno che già avevo. Hai capito ora? È delizioso, non è vero? Vediamo, voglio uno snack. Oh, cos'è questo? Sembra che qualcuno abbia lasciato della cioccolata. Oh, la cioccolata di questa marca è buonissima. Sì, anche io l'ho sentito dire. È mia! No, è mia! Dammela! L'ho trovata prima io, è mia! Ha, presa! Ciao ciao! Ah, non ci credo che me l'ha rubata! Forse posso mangiarmi questi cetriolini. Aspetta, mi è venuta in mente un'idea furbetta. Metto un bastoncino nel cetriolo. E ora lo immergo nella cioccolata fusa. Devo coprirlo per bene, così non si capisce che è un cetriolino. Ecco qua! E ora le codette per ingannare per bene. Fatto, ma che bell'aspetto, tra l'altro! Oh, eccola che arriva! Ehi, che abbiamo qui? Posso averne uno? Non se ne parla, questi dolcetti sono tutti miei, quindi smettila di pregarmi. Ok, va bene, prendine uno se vuoi. Wow, sembrano buonissimi! Aspetta un secondo! Cos'è questo sapore? È un cetriolino! Oh, ci è cascata di brutto! Vabbè, ma quanto possono essere cattivi? Assaggiamoli! Grande errore! Ehi, ho comprato delle patatine per noi! Oh wow, grazie, sei la migliore! Che fame! Cosa? Come fa a mangiare così veloce? Mi fa quasi paura! Non posso lasciarle finire tutti gli snack! Oh, cioccolata! Questa sì che sarà d'aiuto! Ok, vieni qui, cioccolata! Hai l'aria deliziosa! La spalmerò tutta attorno ai bordi del pacchetto! Ecco qua! Dovrebbe funzionare! Sarà perfetto! Che buone le patatine! Ne vorrei altre! Ehi, ora mi mangio anche le sue! No! Tieni lontane quelle mani! Ok, va bene, hai vinto. Vai, prendi. Sì, altre patatine. Gnam. Adoro gli snack salati. Oddio, se la sta spalmando ovunque. Aspetta, cosa ho in faccia? È sulle mani. È ovunque. Ah, ti ho fregata. Ehi, ma è cioccolata. Gnam. Cosa? Ma si sta leccando il braccio. Ehi, dammene altre. Patatine e cioccolata stanno da Dio insieme. Sì, è totalmente fuori controllo. Pollo è pronto, amici. Più! Una cena da leccarsi i baffi. Oh! I pomodori! Ho dimenticato di metterli nell'insalata. Ok, lo faccio subito. È il momento di tagliuzzare. Thomas è tornato. Hai preso queste! Fermo lì, ragazzino! Prima tagli questi! Io vado in soggiorno! Che fregatura! Ma quanti sono? Ci vorrà un'eternità! Ma non sarà difficile, no? Giusto un taglietto al centro... Forza! Phew! Davvero? Ho fatto solo questi! Quanti mancano? No, non finirò mai! Ah, questo coperchio però può servire! Liscio e piatto! Proviamo! 7 pomodori, un coperchio e un solo taglio! Se li tieni bene, riuscirai a tagliarli tutti a metà! Vedi? Taglio perfetto! Un gran risparmio di tempo! Tutto grazie a questo coperchio! Tutti nella ciotola! Ormai ci ho preso gusto! Mi diverto proprio! Ho finito! Mamma, ho finito!
Che c'è, tesoro? Che ridere questa serie! Ah, mi ha fregato! Oh, come farò a finire tutto? Ok, credo di aver capito. Stupida matita, dai! Oh, ma chi prendo in giro? Non so che cosa sto facendo! Almeno il caffè è forte, no? Ok, dai, concentrati! Oh, credo di saperla questa! Ce la sto facendo, dai! La risposta è la B. Sì! Altro caffè! Adesso va meglio. Oh, vedo tutto sfocato, accidenti. Non ho tempo di dormire, no! Tieni gli occhi aperti. Oh no! I compiti sono fradici! È un disastro! Sono così goffo, accidenti. Ma cos'è successo qui? Oh, poverino! Vorrei poterti aiutare. Ma forse... posso! Dammi quella tazza, su! Questo coperchio ci sta perfetto! Così eviterai ulteriori incidenti, vedi? Dov'ero? No! Ehi, non si è versato niente! Lily è davvero fortissimo! E si mantiene caldo, wow! Se solo potesse risolvere anche questo problema. E grazie per aver fatto acquisti da noi. Arrivederci. Che giornata. Guarda quanta roba. È poco personale. Ma c'è qualcuno che davvero paga? Salve, posso aiutarti? Ti piace quella? In realtà stavo solo guardando. Ah sì? Qui vogliamo solo clienti che pagano, so io com'è. Fargliela pagare davvero. Non c'è nessuno? Posso finalmente fare shopping? Adoro i gioielli gratis. Scarpe rosse e borsa abbinata. E poi... E giù! Il manichino? Sì, perfetto. Ehi! Strano. Questo coso è vivo! Ah! Mi dispiace, prendi! Non tornare mai più! Adesso aggiungerò altri confetti! Emma adorerà questa torta di compleanno! Ah, penso sia la migliore che io abbia mai fatto! Ehi, guarda che torta! Devo assaggiarla! Sì, è proprio buona! Tu vieni con me, torta! Oh, Thomas, fermo lì! Oh, no! Oh, la mia torta! Mi dispiace, sistemerò tutto! Guarda, è come nuova! Non è una torta, è un ammasso informe! No, non piangere! Guarda, c'è persino la candelina! Era la torta per Emma e adesso è rovinata! Accidenti, non volevo rovinarle la torta. Beh, ma ci sono ancora degli ingredienti. Forse so come rimediare. Sciolgo il cioccolato con il phon. Sembra buono. Ma non posso mangiarlo, non ancora. Ok, fatto. Aggiungo questi mini marshmallow. Li metterò nel cioccolato. Li mescolo finché non sono tutti ricoperti di cioccolato. Assomigliano ai cereali immersi nel cioccolato al latte. Metto tutto in una teglia. Perfetto, ci sta tutto. E aggiungo dei confetti per un tocco di colore. Bene, sono abbastanza bravo. Dopo che si è raffreddata si può mangiare. Barrette al cioccolato e marshmallow. E la candela è il tocco finale! Wow! Ma come hai fatto? Mi dispiaceva per la torta, quindi ho fatto queste per la festa! Che spettacolo! Dai, andiamo alla festa! Ehi!
Facciamo una pausa snack. Ci sediamo qui. Un po' di zucchero per tirarci su. Ci sto. Da quando è che non ti lavi le mani? Sono lerce. Che ci hai fatto? $1, che fortuna! Che bravo cucciolone! Oh, sono nuovissime! Ora pulite! Che schifo! Sara, no! Oh, scusa! Ne vuoi un pezzo? È un po' squagliato! Non può succedere! Scusa, puoi smetterla? Un attimo! So cosa fare! Se metto la bottiglia qui e ci faccio rotolare sopra la barretta, i pezzi si rompono senza nemmeno toccarli! Va fatto su entrambi i lati! Vediamo se ha funzionato! Apriamola un po'! Ta-da! Pezzi perfetti! Non toccarli, eh! Uno a te e uno a me. Strano, ma ok. È buonissima. Buon appetito. Sono così carina. Questo gioco è spettacolare. Se vuole può tenerlo. Ecco il tuo test. Ne sapevi qualcosa? No. Fingiamo un attacco di cuore. Iniziate pure. Che facciamo? Forse ho un'idea. Prof, posso andare in bagno? Certo, va pure. Grazie, ottimo. Magari se dicessi... Nah. Ciao, bellezza. Mettiamo in pratica il piano. Metterò del rossetto qui. E anche qui. Perfetto, ora sulla fronte. Sono troppo carina. Ora lo sfumo. Che bella tonalità! Ok, che altro? Sì, questa bandana. La passerò sotto l'acqua calda. E la terrò premuta sulla testa. La temperatura sta salendo. Dovrebbe bastare. Oh, non mi sento bene. Prof, mi mancano le energie. Mi guardi! Addio mondo! Che succede? Oh! Sei bollente! Mi serve riposo! Ci vediamo? Cavolo! Non è giusto! Ma è stata ingegnosa! Ciao! Oh! In effetti ho un po' di tosse! Un'ultima limatina alle unghie! E adesso sotto con lo scherzo del secolo! Ehi! Guarda le mie unghie dei piedi! Oh, accidenti, ho un dito di troppo. Nessun problema. Ma che cosa stai facendo? Il tuo dito? Ah, allontanalo da me! Ci è cascata in pieno, che scenata! Ehi, ma non può essere già finita! Quando si dice raschiare il fondo... E non è rimasto proprio niente. Accidenti a me, alla mia ossessione per la cioccolata. Mi piace troppo. Ma è uno scherzo? Devo averla finita per sbaglio. Il mio trucchetto dovrebbe salvare la situazione. Per prima cosa, versa del latte nel barattolo. Poi gira con un cucchiaio. Ciao ciao, latte al cioccolato! E via negli stampini! Una volta pieni, mettici i bastoncini! E poi mettili nel congelatore! Vediamo come sono venuti! Buonissimi! Mi manca ancora un passaggio! Esatto, non possiamo non aggiungere i confettini.
Guarda come sono colorati! Tutto per te, Sofia! E pensare che stavo per buttare via quel barattolo! E brava, Emma! Spero di averlo mescolato per bene! E via! Il tempo è quasi scaduto! Sembra che siano pronti! E sono fantastici! Doppio cioccolato sono i migliori! Spero che anche questi saranno buoni! L'ho finita? E mi sta cucinando! Mi viene già l'acquolina in bocca! Ah, Scotta! Raffreddati! Emma! Cosa fai? Non mi dispiace affatto! Vedremo! Prendi un pezzo di nastro biadesivo, attaccalo su una superficie piana e stacca la pellicola. Metti sopra la ciotola di farina. E adesso ci divertiamo! Ehi Emma, puoi passarmi la farina? Ehi, ma è bloccata! Non riesco a spostarla! Ora sei bella infarinata! È stato perfetto! Ma è ovunque! Sembri un mostro di farina! Tutto per un muffin, eh? Qualcuno porti un asciugamano a questa ragazza! Questo dovrebbe tenerti fuori dalla mia cucina! I cuochi sono crudeli! Ok, sta dormendo di brutto! Metterò questo scarafaggio finto proprio qui! E ora uso questa piuma per svegliarla! No, micetto unicorno, smetti di farmi il solletico! Oh, si sta svegliando! Devo nascondermi! Eh? Che succede? Oddio, aiuto, che paura! Ah, hai urlato tantissimo! Come hai potuto farmi questo? Ehi, vieni a prenderti il tuo toast! Ecco qua! Grazie, sembra buonissimo! Ecco qua! Ora da un morso! Ah, cos'è? Ah, uno scarafaggio! Ah, scarafaggio, oddio! Goditi il resto del toast! Aspetta un attimo! So cosa fare! Ok, ciotola e latte! Ecco qua, prossimo step, aggiungiamo gelatina! Quantità perfetta e ora colorante alimentare! Giusto qualche goccia e ci siamo! Mescoliamo e lasciamo riposare! Ora mi serve uno stampo! Questo stampo di silicone è perfetto! Ma prima devo metterci anche questa tarantola finta! Ecco qua, proprio sopra il ragnaccio! Già non si vede più! E vai subito in frigo! Ecco qua! Ehi, ho fatto una buonissima torta! Vieni a vedere! Ta-da! Wow, sembra deliziosa! Ne prendo un po'! Aspetta, questo cos'è? No, 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 no! Ragno! C'è un ragno enorme dentro! Ah, e ora chi urla per gli scarafaggi finti? Tu! Ah, ne è valsa la pena sforzarsi! Merenda! Brian! Che c'è? Kevin vuole uscire con me! Non posso farmi vedere così! Respira! Inspira e espira! Meglio? Ehi, spostati! Che diamine! Via i peli superflui! Labbra più morbide! Queste unghie sono orrende! E io che volevo fare merenda in pace? Eh? Rivoltante! Per favore! Insopportabile! Non mi convince! Ecco! Non ancora! Questo potrebbe andare! Din 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 din! Ok! Un'ultima cosa! Bene! Non ho altra scelta! Ecco! Finalmente! Pensavo non ti fermassi più! Oh! Potrebbe essere divertente! Dovresti usare più spesso questi trucchi!
Questo va sul naso, vero? Sì, perfetto! Cos'è questo? Ah, sì! Oh, no! Non farci caso, sto solo disegnando! Questi baffi sono meglio dei miei! Ma manca ancora qualcosa! Ma certo! Una prova fotografica! Così non dimenticherai questo momento! Cheese! Scommetto che a Kevin piacerà molto! Inviata? Ok, a posto! Oddio! No! Ha disdetto! Un classico! Pausa! Forza! La festa è finita! Oh, stamattina sono un po' gonfia, eh? L'alito bello fresco dovrebbe svegliarmi subito. Ma non è rimasto niente. Vieni fuori. Spingilo dal basso. Eccoci. Ok. Oh no. Non c'è più niente. Oh. Credo che mi rimanga soltanto una cosa da fare. Oh, dov'è la carta igienica? Questa non basterà di certo. Oggi non mi va bene niente. Avrei dovuto fare la spesa ieri. Bah, ma che schifo! Sotto la doccia sarò salva. Almeno credo. Ho dimenticato di mettere gli asciugamani puliti? La tenda della doccia assorbirà l'acqua? Beh, c'è soltanto un modo per saperlo. Ok, speriamo che funzioni. Spero che nessuno mi veda. No, ho sbagliato il compito. La mamma non mi farà più uscire. È la fine! È come se fosse ovunque. Ha appena sorriso. Oh no! So, non è così grave. Ma è un 4, vedi? Togliti quel broncio. Ci serve soltanto un piano. Ed io? Ne ho già uno. Che stai facendo? Ehi! Ciao, mamma! Come stai? Qualcosa non va? Che cos'hai lì dietro? Nulla. Ok, dammelo subito. Va bene. Ecco il segnale! Trema, trema! Oh, il terremoto! Restiamo calme, tesoro! Sta funzionando! Che scossa paurosa! Ah, speriamo di uscirne vive! Corri! Sì, ha funzionato alla grande. Oh, Eva! Questa grigliata sarà fantastica! Va bene, è ora di iniziare a preparare gli hot dog. Userò questo spiedino solo per prenderne uno. Mettilo nel panino e aggiungi il ketchup. E naturalmente non possiamo dimenticarci della senape. Mmm, è un bello hot dog! Ecco qua, cara! Sembra così delizioso! Bene, basta perdere tempo! È ora di finire tutti questi hot dog! E ora? Fatto, fatto e fatto! Ora l'ultimo! Phew! Gli hot dog sono impegnativi! Lo dici a me, nonna! Ora c'è l'ultimo passaggio! Eva, cosa fai? Questi hot dog sono troppo buoni! Oh? Ma adesso non ne abbiamo abbastanza per gli altri! Cosa devo fare con te? Aspetta! La nonna ha avuto una grande idea! Spezzerò questo hot dog a metà! Ora metterò la mano e le nocche accanto all'hot dog!
aggiungerò del ketchup, lo farà sembrare reale. E uno spiedino per completare il look. Oh, ma è fantastico! Nonna, cosa c'è che non va? Stai bene? Mi sono infilzata il dito, Eva! Aiuto! Il mio povero dito! Il dito della mia povera nonna! Lo tirerò fuori. Meglio controllare per vedere se sta bene. Gnam! Questi hot dog sono deliziosi! Eh? Dove hai preso quel bottiglione? Ciao ciao, Mela! Posso averne un po'? No. Ehi! Questa bottiglia è mia! Sei cattiva! Ah, bella fresca! Come vuoi! Caramelle! Quelle alla menta sono perfette! Un altro sorso? Eh? Perché non sto bevendo? Un effetto collaterale dell'essere in pausa? Non vuoi darmene un po'? Vediamo che succede! Basta solo una caramella! La voglio condividere con te! Colpita! Signore e signori, superi il naso! Deve far male! Incredibile! Fantastico! Ah già, sei ancora in pausa? La mia maglia nuova! E i capelli! Già, Brian, sei tutto scemo! Spegnerò la sveglia e cambierò il calendario prima di andare a dormire. È ora di andare a letto. Ah, il mio bel letto caldo! Non posso dimenticarmi la maschera. Devo fare piano. Ci è mancato poco. La mamma avrà bisogno di un po' d'aiuto per alzarsi. Ne metterò una qui. E una sotto il letto. L'ultima può andare in questo armadio. Oh, 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 è già mattina. È ora di alzarsi. Oh, il suono proviene dal cassetto. Ma perché è qui? Le 5 del mattino. Oh! Un'altra sveglia! Oh, smettila di suonare! Ancora! Adesso basta! Viene da questa pianta? Oh, devo riposarmi. Non di nuovo! Lasciami dormire! Non è affatto divertente! Molto importante! Allora è meglio se mi scrivo tutto. Scommetto sarà nel test. Ups! Ho sentito! Chi di voi sta masticando la gomma? Annie, sei tu! Vieni qui! No, non ero io, era Kate! Sul serio? Kate, vieni qui! Sputa la gomma nella spazzatura, adesso! Va bene, se proprio devo! Annie, sei proprio una spia! Sei tu quella che ha esagerato? Annie, sei così cattiva! Oh, mi è caduta la plastilina! Va bene, quella plastilina potrebbe servirmi! Sì, è ora di vendicarmi facendo uno scherzetto! Aprirò il contenitore e tirerò fuori un piccolo pezzo di plastilina. La premerò facendo un cerchio piatto. E ora dovrò usare una matita. Aggiungerò alcuni punti, linee e altri effetti. Sì, sembra perfetta. È pronta per l'uso. Devo afferrare una ciocca di capelli di Annie. Non voglio essere beccata. L'avvolgerò in questo modo. Ah, speriamo che non si accorga. Devo finire subito. Fatto! Oh no, Annie! Hai la gomma nei capelli! Oh, che schifo! Togliela, togliela! Tirala fuori! Ma aspetta! Non è gomma! Ci sei cascata ancora una volta! Che paura! No, non entrare lì! Mamma, è solo un film! Lo so! Ho finito i popcorn! Ah, vado a prenderne degli altri, ok? Sì, non metterci troppo! Ho paura! Wow! Perché quella scatola è sul pavimento?
mi ha dato un'idea per uno scherzo alla mamma. Devo solo sistemare meglio la mia maglietta. Qualche taglio qui e lì. Perché ci vuole così tanto? Ehi, ti stai perdendo il film! Ho quasi fatto! Va bene. Aggiungerò solo qualche ritocco. Legherò un filo alla parte superiore del berretto e avvolgerò il filo attorno alla luce. Fatto! È meglio che mi vesta adesso. È un articolo interessante. Si è persa? Dove sei? È meglio che vada a vedere. Che stai facendo? Ti stai perdendo la fine del film. Insomma, non è che avevo paura, ma... Sorpresa! Il mio cuore! Oh, oddio, sono stanca. Sì, questo dobbiamo troppo farlo. Oh, c'è già la cloche! Wow, che bell'aspetto questa anguria! Oh, si è addormentata. Ehi, svegliati! Non è l'ora del pisolino! Dai, ma devo farlo da sola! Mi è venuta un'idea! Ehi! Oddio, ma che succede? Sei incinta! No, non vedo l'ora che nasca! Aspetta, calmati, è solo uno scherzo, non sono incinta! O meglio, sono incinta, ma... di un'anguria? Wow, non male come bambino! So cosa dobbiamo farci! Dammi! Ehi, ma che fai? Abbiamo solo questo! Non ti preoccupare, so cosa faccio! Ho anche una fascia! Ha! Pronta per tagliarlo in mille pezzi? Yeah! Oh mio Dio, sei fuori controllo! Stai attenta! E tac, e tac! Ha! Basta, basta, fermati! Certo, non ti sei nemmeno guardata il video! Ok, ecco l'anguria! Ok, ok, tolgono la buccia col coltello! Oh, ne lasciano un pezzo al centro! E ora tolgono delle fette di anguria! Non capisco bene dove vogliono arrivare! Oh, ora lo tagliano a fettine! Oh, ho capito, saranno carinissimi! Infatti, guarda che bel piatto di anguria, bellissimo! Wow, non ci credo, già lo hai fatto, pazzesco! Esatto, vedi, ora hai capito perché ti ho fermata! Fammi assaggiare! Wow, questa sì che è una buona anguria! Dolce e succosa! Chissà che succede nel prossimo video! Guarda il caramello, sembra buonissimo! E la cioccolata! Ma che fanno? Lo mettono nell'acqua col ghiaccio! Ah sì! Così il caramello rimane morbido sotto la cioccolata! Bel trucchetto, eh? Cavolo, ma abbiamo finito i popcorn! Non ci sono più! Uffa, ma io ho ancora fame! Aspetta, certo, il video! Wow, la magia ci ha ascoltate! E ci ha già consegnato tutto! Ok, vediamo un po' che abbiamo qui sotto! Banane e mirtilli! Oh sì, mica male, eh? Io assaggio! Wow, ora intingo anche questo! Oh sì, saranno buonissimi! Apriamo anche questa! C'è l'acqua ghiacciata, immergiamoli! Direi che sono pronti! Ora che si sono freddati, assaggiamo finalmente! Oddio, addirittura più buono di quanto pensassi! Vero, la mia banana è buonissima! Aspetta, credo di avere un'idea! E se provassi con un cetriolino? Oh sì, sono un genio! Ora lo intingo! Oh sì, proprio così! E ora nel ghiaccio! Assaggiamo! Delizioso! Mamma mia! Tieni, assaggia! Beh, ma no, allontanati da me, che schifo! Comunque, io ho la mia cipolla, che mi serve il cetriolino! Intingiamo! Tieniti il tuo cetriolino! Ah, guarda qua, bellissima! E ora diamo un bel morso! Wow! Ma non è cattiva, anzi è buonissima, l'adoro! Oh, a me basta il mio cetriolino, grazie! Devo dire che è andata bene, eh? Sì, e a ciascuno il suo! Pazzesca! Dovresti organizzare feste per lavoro! Dici? Oh no! Tutta rovesciata! Oh, ora diventa tutto appiccicoso! Non ti preoccupare, pulisco io! Aspetta! So benissimo cosa fare! Questa anguria ci svolterà la giornata! Hai un'anguria a portata di mano? Mettila in piedi! E svuotala con attenzione! Poi inserisci un rubinetto!
Sì, sul fondo. E poi mettici la tua bevanda preferita. Ci entrano 2 litri. E vai, abbiamo fatto! Ragazzi, sembrate assetati. Riempiamo questi bicchieri. Prima io! A che servono le bottiglie se hai la frutta? Pratico, eppure bello! Ce n'è per tutti! Alla nostra! Cereali! Cereali! Guarda quelle piccole sfere di cioccolato! Una delizia! La mia colazione preferita in assoluto! E ora il latte! La quantità perfetta! Finalmente! Ce ne deve essere altro! No, no, no! È finito! Non mi piace così! Non li voglio più! Ah, una telefonata dalla mia persona preferita! Oh, devo parlare assolutamente da un'altra parte! Oh, devo assolutamente rispondere perché sono così importante! Sono ancora arrabbiata perché si è strafogato tutto! Ha lasciato i cereali! Oh, ho un'idea! Prenderò il cibo per i gatti! Che odoraccio! Qui, micio micio! Era una chiamata molto importante! E ora la colazione! Sì, lo sta facendo! Ha preso una bella cucchiaiata! Evviva il cioccolato! L'ho fatto! Ma cosa... Che schifo! Lo ha sputato! Che cosa hai fatto? Facciamo a cambio! Ora tu mangi questi! Ah, è ora dei cereali! Thomas, sei sempre in mezzo! Ehi, che bicipiti! Sono duri come una roccia! Sto diventando troppo forte! Guarda! Ah, ma cosa sta succedendo? Thomas, basta! Mettimi giù! Mi stai facendo impazzire! Voglio mangiare i cereali in santa pace! Ehi, dammi il cucchiaio! Sapevo che l'avrei piegato! Oh, ma lo stavo usando! È il peggiore! Dovrei? Sì, dovrei! Prendo un barattolo vuoto e un palloncino! Ce lo metto dentro ma tenendolo legato a uno spago! Ora fisso lo spago al coperchio! Perfetto, è ben fissato! Ora rimetto dentro i cornflakes! Fatto! E rimetto il coperchio! Thomas! Ho bisogno di te! Eccolo che arriva! E azione! Sono qui, che cosa vuoi? Non riesco a togliere il coperchio! Mi aiuti tu? Va bene, fammi vedere! Ah! Ma i cereali sono dappertutto! Ha funzionato, ci sei cascato! Dovrei proprio fare la chef, so il fatto mio! Finalmente! Dagli una bella girata! Perfetto! Cos'è? Ah, il mio telefono, pronto? Ok, wow! Cos'è questo odore? Non male, ma voglio aggiungerci qualche altro ingrediente! Perfetto! Sta tornando! Sì, mi sembra ottimo! Ci vediamo dopo! Mi pare ok! E ora metto tutto nello stampo! Perfetto! Inserisco i bastoncini dei ghiaccioli e resta solo da far freddare! Sembrano buonissimi! Fatto! Che lavorone! Sono stanca, ora mi riposo. Oh oh oh! Ah, che bell'albero! Questi regali ci staranno benissimo qui sotto. Via alla prossima casa, che fame!
Aspetta, cos'è questo odorino delizioso? Mi ricorda la cucina della signorina Klaus. Lecca lecca, Babbo Natale adora i lecca lecca. Aspetta, dovrei prenderne un po' per dopo. Dovrebbero essere abbastanza. Che buono! Sapore interessante! Brucia, brucia, brucia! Io me ne vado da qui, non tornerò più! Hai sentito qualcosa? È passato Babbo Natale, wow! Pensavo che l'ora del pranzo non sarebbe mai arrivata. Ehi, Sofia! Non è divertente! Non sono d'accordo. Io lo so, darò uno strattone a una di queste. Ora basta! Rimani, perdonami. A volte non riesco a trattenermi. Infatti, ho un altro asso nella manica. Strappa un pacchetto di ketchup e versalo in bocca. Oh, ma non sei carina? Ok, ora sono cavoli tuoi! Wow, ma è sangue! Non ti ho colpito così forte, vero? Neville, stai bene? Per favore, non morire! Non mi preoccuperei, un po' di ketchup non ha mai ucciso nessuno. Oh, andiamo, è stato divertente! Alcune persone non sanno stare a uno scherzo. Ciao, Kevin. Ti dispiace se mi siedo? Oh, va bene. Se non ti dispiace uno scherzo. Sono un passo avanti verso l'essere uno chef professionista. Ora devo perfezionare le mie abilità nel glassare. Cos'è tutto questo? Oh, è glassa! Mi gusterò i miei spuntini nell'altra stanza. Anche quello sembra delizioso. Sì, e lo porto con me. Ma che coraggio! E ha lasciato qui tutta la spesa. Stupidina! Qualcuno si è guadagnato un piccolo regalo. Hai mai notato che il dentifricio sembra glassa? Ovviamente quello bianco. Sembra piuttosto buono, ma il sapore è terribile. Beh! Spargiamolo un po'. Non è così morbida come la glassa, ma con un po' di pazienza inizierà ad assomigliarci, vedi? Sarà ancora meglio con gli sprinkles. Naomi! E adesso che c'è? Ho fatto una torta solo per te. Wow! È così dolce da parte tua. Scommetto che è buonissima. Oh, sì. Ah? C'è qualcosa di strano. Ma sento qualcosa alla menta. Grazie molte! Avresti dovuto vedere la tua faccia!